In questo video vedremo come integrare lo strumento, che poi è un sito internet, Kahoot, per quanto riguarda la metodologia del BIOD, cosiddetto BIOD. BIOD è un acronimo che sta per Bring Your Device, cioè porta il tuo dispositivo. È un approccio che in realtà non nasce in ambito scolastico e che consente di utilizzare i propri dispositivi, in particolar modo smartphone e tablet. La qualcosa non in tutte le scuole è consentita, anzi è per lo più vietata, però può essere una strategia da un lato per mettere in circolazione delle risorse di cui in ogni caso la società si è fatta carico acquistandole, dall'altra per fare in modo che tutti con gli strumenti o della scuola o appunto personali possano interagire in determinate situazioni anche in maniera più rapida e forse anche più divertente. Il sito Kahoot, che dispone anche di una app dedicata per gli smartphone, e vedremo poi che sarà poi attorno a questa che ruoterà l'uso del sito, richiede una registrazione ed è gratuita. E questa è la pagina principale che potrebbe vedere il visitatore del sito getkaut.com. Infatti vedremo che i siti sono due. Per registrarsi occorre dirigersi proprio su questo sito http://getkaut.com. Molto rapidamente il sito illustra, ecco, con una grafica anche molto accattivante, quella che è il funzionamento del sito. Qui vedete ci sono delle stilizzazioni degli smartphone, proprio perché installando l'app dedicata nello smartphone i ragazzi potranno interagire con questi quiz, che poi è quello che Kahoot consente di fare, proprio attraverso il loro dispositivo portatile, che sia il tablet o che sia lo smartphone. Qui ci sono tutta una serie di riferimenti a una serie di casi di studio che hanno adoperato Kahoot, e nella parte alta, che è quella che ci interessa di più, ci si può registrare. Ora, nel qual caso si fosse registrati, si fa una normalissima procedura di login, che è quella che io sto facendo al momento. Ecco qua. Ora, questo è il pannello di controllo. Come vedete è abbastanza semplice e propone di creare o un quiz o una discussione o una specie di questionario. Noi useremo la variante quiz. Clicchiamo dunque su quiz. Ecco, la prima cosa che ci dice, il percorso è sostanzialmente guidato, è una specie di wizard. Ci chiede, iniziamo dando un nome al quiz. E allora possiamo chiamarlo così. Quiz di letteratura italiana. E poi clicchiamo su Go, cioè al passaggio successivo. Ecco, questa è la vera e propria creazione del quiz. Chi ha mai creato dei quiz online, per esempio con CastBase, si trova di fronte a un'interfaccia molto molto semplice. Domanda numero 1. Qui si comincia a inserire la domanda e scriviamo, per esempio, chi ha scritto la Divina Commedia. Ecco qui. Qui ci sono i caratteri rimanenti, quindi le domande non possono essere troppo lunghe. Si può inserire un'immagine, si può anche non farlo, o si può inserire un video. Qui è molto interessante perché si può inserire un video di YouTube e anche specificare a Kahoot da quale secondo farlo partire e a quale farlo arrestare. Magari perché di quel video ci interessa soltanto, che so, una lettura che non riveli l'autore, per esempio, o un'immagine o un'altra caratteristica presente nel video. In questo caso noi proponiamo una domanda senza alcun video, però nel caso ne avessimo bisogno, in questa parte basterebbe semplicemente incollare il link del video. Non inseriamo in questo caso nemmeno un'immagine, però sarebbe per esempio molto interessante se fosse un quiz di storia dell'arte. Nella parte bassa, poi, ci chiede le risposte e ovviamente poi ci chiederà di indicare quella corretta. Quindi, per esempio, possiamo scrivere Petrarca, Dante, Boccaccio, Ariosto. Ecco qui. Noi a questo punto segnaliamo come corretta la numero 2. Potremmo anche specificare un numero minore di domande e di risposte. Ecco qui. Agendo sul più e il meno. In questo caso lo limitiamo a 3, per esempio.
Ecco, nella parte poi bassa vedete che si può duplicare una domanda e questo è utile specialmente se si fa una domanda relativa ad un'immagine, perché in quel caso eviteremmo il tempo di dover reinserire con un drag and drop un'immagine. Oppure si può, ed è quello che faremo, aggiungere una domanda, cancellarla, annullarla, oppure finire qui. Noi ovviamente aggiungiamo un'altra domanda. Dimenticavo, nella parte alta, qui in una specie di menu a tendina, ci viene proposta questa indicazione dei punti eventuali relativi alle domande che poi generano una specie di classifica dei partecipanti e poi anche il tempo durante il quale questa domanda viene presentata e oltre il quale la domanda termina. Termina soprattutto nel caso in cui presenti un'immagine o un video. Mettiamo 20 secondi. Poi scendiamo nella parte bassa, aggiungiamo ancora un'altra domanda. Infatti, vedete qui c'è scritto domanda numero 2. In questo caso scriviamo chi ha scritto i promessi sposi. In questo caso ci comportiamo come prima e i punti, 20 secondi, possibili risposte. Manzoni, Verga, Carducci, Montale. Naturalmente segnaliamo la risposta giusta, poi inseriamo un'altra domanda ancora e poi termineremo qui. Ecco, poniamo una terza domanda e scriviamo chi ha scritto il nome della rosa. Anche qui scendiamo e mettiamo Eco, Umberto Eco, poi possiamo mettere, naturalmente è tutta una simulazione, Pavese, Pasolini, e poi possiamo mettere, che so, Pascoli. Segnaliamo naturalmente come corretta. Ecco, a questo punto immaginiamo di aver terminato il quiz. Salva e continua. Oh, quando si arriva a questa schermata si può scegliere l'ordine, vedete, delle domande, ma nel nostro caso le lasciamo come sono. Ci viene dato una specie di sunto nel quale possiamo modificare il titolo, quiz di letteratura italiana, riordinare le domande, eventualmente anche scegliere quante risposte, quanti secondi. Poniamo che sia tutto ben fatto e di nuovo in basso, salva e continua. Oh, qui ci viene chiesto di specificare la lingua nella quale avviene il quiz, se sia pubblico o privato, ora mettiamo pubblico, e quale sia il livello della scuola, quindi scriviamo scuola, altrimenti ci potrebbero essere università, affari, training, vale a dire allenamento, evento e social. Una difficoltà intermedia, iniziale o avanzata. E qui un'eventuale descrizione in 140 caratteri perché potrebbe essere poi condivisa via Twitter. Qui anche dei tag, tutte queste informazioni, il tag, la descrizione, la difficoltà, la scuola e la lingua, servono soprattutto perché questo quiz, potendo essere pubblico, può essere usato anche da altri, perché peraltro non compariranno mai i nomi reali degli utenti che lo hanno svolto e che lo hanno creato. In questo caso il tag potremmo mettere letteratura, potremmo mettere Manzoni, Eco e altri. Ecco, salva e continua. Ecco, qui ora mi dice, metti un'immagine di cover al tuo quiz. Io ne ho scelta una e ecco qui faccio un semplice drag and drop dal mio computer, ora si vedrà meglio dopo. È una semplice immagine con scritto quiz. In basso a destra, sempre c'è scritto fatto. Ecco qua. Ora, il quiz è pronto. Da questo momento in poi, se fossimo in classe, i ragazzi potrebbero fare due cose: o stare davanti al computer e giocare a questo quiz dal computer, oppure con il telefono. La procedura sarebbe completamente identica. Ora noi simuleremo che i ragazzi siano davanti a un browser, cioè davanti al computer. Se fossero tuttavia di fronte a uno smartphone o un tablet, sarebbe esattamente la stessa cosa. Dovrebbero lanciare l'applicazione dedicata, che peraltro è gratuita,
inserire un semplice stringa numerica che viene attribuita di volta in volta al quiz ed è casuale ed è unica, inserendo quella si trovano automaticamente dentro il quiz. Ora io, per farvi vedere lato docente, che è quello che abbiamo visto finora, e lato studente, aprirò altri due browser, Firefox e un'altra versione di Chrome. Noterete che è tutto molto simile a quello che abbiamo visto ora, però sarà lato studente. Questo che stiamo vedendo è ancora lato docente. Io clicco su Play Now, si apre un'altra finestra. Ecco qui. Quiz di letteratura italiana, CAUT. Qui mi chiede tutta una serie di cose da poter mostrare oppure no. Il PIN durante l'esecuzione del quiz, l'ordine casuale delle domande, tutta una serie di cose che ora ci interessano molto poco assieme alle opzioni avanzate. Ecco, quando io sono convinto, clicco Launch, lancia, e ora vedrete che viene generato un codice. Ecco, qui la grafica invita a prendere uno smartphone, parte una piccola musica. Abbassiamo il volume. Ecco qui, quello che ci viene fornito è un numero, quello che CAUT chiama PIN. Io lo sottolineo, è molto facile memorizzarlo, quindi anche a voce è piuttosto semplice da dirlo ai ragazzi. Allora, questo che stiamo vedendo e che ora abbandoneremo è il lato docente. Ora, questa schermata invece, eccola qui, è il lato studente. Questo è quello che vedrebbe uno studente con un'app sul telefono oppure quello che vedrebbe di fronte a un browser. Se infatti andiamo nel sito caut.it, finora siamo stati in getcaut.com, questa è l'unica immagine che si vede. Ci viene richiesto unicamente di inserire il PIN, che ripeto è lo stesso sarebbe se fossimo davanti allo smartphone. Noi inseriamo il PIN. Clicchiamo su Enter e ora ci viene chiesto il nome, il nickname. Come nickname immaginiamo che lo studente si chiami Paolo. Ok, go. Immaginiamo ora che ci sia un altro studente, che è qui, studente numero 2. Incolliamo sempre il PIN, clicchiamo su Enter e immaginiamo che lei sia Carla. Aggiornare di nuovo. Allora.
Ecco qui, finalmente. Due player, Carla, Paolo. Ora siamo veramente pronti e possiamo lanciare lo start. Io ora lancerò lo start, questo è il pannello di controllo del docente, e poi andrò subito nella schermata del browser di uno dei due studenti. Quello che vedrete sarà quello che si potrebbe vedere o da browser, come accadrà, oppure da cellulare, da smartphone, tablet. Ecco qui. Ecco qua, questo vedete, questa è la schermata di Paolo. Ecco, c'è una specie di countdown. Domanda numero 1. Ecco qui. Ora, nello smartphone, ragazzi vedrebbero la domanda che ora qui si vede, e queste tre forme sono le tre possibili risposte. Quindi, io in questo caso ho fatto scadere il tempo. Se avessi cliccato su una di quelle, avrei dato la risposta. Il tempo è scaduto anche nel caso di Carla. E passiamo quindi alla domanda numero 2. Infatti, come vedete, questo è quello che vede il docente, 000, perché non ci sono domande e quella giusta era Dante. Clicco sulla prossima, ora invece punti 0. Clicco su Next. Chi è scritto i promessi sposi? Ecco qui. Ecco, ora. Ecco qui. Io ora qui non vedo le risposte, ma le vedrei su smartphone, le vedrei sulla mano del docente. Clicco, ecco qua, clicco anche nel caso di Carla. Ecco, mi dice che nel caso di Carla è sbagliata, così come nel caso di Paolo. Ecco qua, ora vedete che effettivamente il discorso è diverso perché ci sono 1 e 1, 0 e 0. Clicchiamo su prossimo, qui ci dice il punteggio. Chi ha scritto il nome della rosa? Pare che la risposta giusta fosse la prima, questa rossa, e abbiamo sbagliato con Carla. Ecco, invece Paolo ci dice che è corretta. Ecco qui, se andiamo avanti, abbiamo visto qui che ci dà una specie di, ecco qui, di classifica. End, perché il quiz è finito. E ci dice che il vincitore è stato Paolo. Ora, abbiamo simulato con soli due studenti. Se avessimo simulato con più studenti, il principio sarebbe stato lo stesso. Con questa applicazione, dunque, possiamo o da browser o da smartphone fare in pochissimi passaggi un quiz e raggiungere quelli che sono dei momenti, diciamo, abbastanza ludici rispetto a una spiegazione. In quale metodologia è possibile adoperarla? Quella del BIOD abbiamo detto, ma non solo. Può essere utile anche al termine di una lezione, naturalmente dopo averla già preparata, perché altrimenti, come avete visto, il tempo necessario è comunque richiesto di qualche minuto. E per avere un feedback magari di una spiegazione, se immaginiamo di fare una spiegazione su un determinato argomento, possiamo immaginare poi di comporre 5, 6 o 10 domande, di modo tale che i ragazzi poi possano subito verificare il grado di attenzione che c'è stato durante la spiegazione, ma allo stesso tempo possono anche limitatamente divertirsi attraverso l'uso di smartphone, tablet o computer nel rispondere a queste domande. Ripeto, il sito si chiama Kahoot, ecco qui, è gratuito. Si possono creare, noi abbiamo visto quiz, ma anche discussioni, oppure anche survey, cioè una specie di questionari, in maniera sempre molto guidata e molto semplice. Ripeto, i contesti classi in cui tutto questo può essere facilmente usabile potrebbero essere quello della Flipped Classroom, ma allo stesso tempo quello del BIOD, e anche quello di una lezione anche frontale, anche tradizionale, che però alla fine abbia un feedback immediato e, entro certi limiti, anche piuttosto divertente.